Stasera sarà una serata membu dedicata alla Stele di Nora. Argomento interessantissimo, attualissimo. Sapete bene che Tore già 17 anni fa ha fatto la traduzione della Stele di Nora, un documento epigrafico molto importante. Questa serata servirà a capire qualcosa di più, illustrare la Stele di Nora, di cui mi occuperò io a brevissimo. Quindi sarà divisa in due pezzi la serata. Inizierò io per circa 10 minuti, non di più, con una introduzione sulla Stele di Nora. Poi passerò la parola a Salvatore, che farà la traduzione, che ha fatto e continua a proporre, ed è ancora, dopo 17 anni, non contestata da nessuno studioso. La Stele di Nora, che è oggi conservata al Museo Archeologico di Cagliari, in un angolino del Museo Archeologico di Cagliari, dopo tanti anni finalmente siamo riusciti ad avere uno spazio, perché per fare la traduzione o per fare la lettura di questa stele normalmente arrivavo sempre con i gruppi e non c'era mai lo spazio. Finalmente c'è, e quindi se volete andare a vederla è in bella mostra, in una bella sala. È un documento epigrafico che è stato scolpito circa 3.000 anni fa, un po' meno di 3.000 anni fa, quindi risale al IX secolo avanti Cristo. È stata stabilita la datazione in base ai caratteri che sono scolpiti nella stele, perché è stata trovata a fine 700, 1770 circa, a Nora, poi riutilizzata per una muratura, una parete muraria, sempre in ambito sacro, quindi la utilizzano sempre edifici molto importanti. Allora, stavo dicendo che è stato trovato a fine 700, 1770 circa, probabilmente proveniente da un'area sacra, forse il Toffe di Nora, che è il cimitero dei bambini, però essendo decontestualizzato la datazione è stata fatta in base ai caratteri. Per datare la scrittura, sapete bene che le scritture durante la loro evoluzione cambiano leggermente aspetto. Oggi per esempio noi usiamo il corsivo, che non era usato certo 200 anni fa, ma se andiamo indietro nel tempo trovate i caratteri gotici, i caratteri che ci sono nel computer, avete visto quante differenze ci sono? Quindi dovete immaginare che a ogni periodo della storia, in un dato territorio, un determinato popolo utilizza dei caratteri che possono essere sempre alfabetici simili, ma hanno qualche piccola differenza, e ci sono gli specialisti che in base a queste piccole differenze, conoscendole appunto, riescono a stabilire una data orientativa abbastanza precisa del momento in cui è stato inciso un certo testo in una pietra, perché stiamo parlando di un'incisione in una pietra in arenaria. Per quanto riguarda i caratteri della stele, vengono comunemente definiti caratteri fenici, quindi alfabeto con caratteri fenici, con i quali si scrivevano dei testi importanti. Scrivere nella pietra significa incidere un testo, lavorare di precisione, lavorare di cultura. Significa anche cercare di contenere il testo nella maniera più breve possibile, mantenendo intatto il contenuto, cioè dire ciò che si vuole dire con meno parole possibili, un po' come fanno gli stenografi che cercano di fare il riassunto. Questo significa che i caratteri fenici erano adattissimi, perché non contengono le vocali, perlomeno si scrive con le consonanti, poi la pronuncia invece dipende dalla lingua. I fenici, le popolazioni di età fenicia che utilizzavano questo alfabeto avevano la scrittura destrorsa, quindi scrivevano come oggi gli arabi, da destra verso sinistra. Quindi la Stele di Nora va letta come lineare, è una scrittura lineare che procede da destra verso sinistra. Quindi quando dopo Salvatore De Dola farà la traduzione, vi renderete conto che lui le lettere le legge naturalmente in senso inverso. Questa stele ha suscitato tantissimi dibattiti, perché a tutt'oggi ci sono tante interpretazioni della stele, tante traduzioni della stele, ma ci sono diverse differenze.
i più illustri studiosi di linguistica e di filologia hanno provato a tradurre la stella in qualche modo e piano piano sono andati a convergere verso una traduzione che contiene alcune parole conosciute. Ad esempio, tutti sono concordi che nella terza riga di questa stele c'è scritta la parola Sardegna o Sciardana, non essendoci le vocali, si limita alle consonanti, quindi SRDN. Ora, il fatto che contenga queste consonanti, che sia stato trovato, quindi la scritta SRDN, che sia stato trovato in Sardegna, che sia un documento importantissimo, ossia non può arrivare un estraneo all'interno della Sardegna e fare una dedica maestosa in pietra per un popolo nemico o per un popolo che è analfabeta o chissà che lingua parla. A me sembra evidente, però poi sarà Salvatore a provare a dimostrarlo, sembra evidente che se contiene la parola Sardegna, è stato trovato in Sardegna, che lingua può essere scritto se non in sardo? Quale popolo avrebbe scritto, ad esempio, in aramaico? I documenti epigrafici sono sempre delle comunicazioni che devono essere lette da più persone possibili. Vengono messi nei punti di passaggio, non vengono nascosti. Vengono messi nei luoghi dove le persone passano, guardano, leggono e capiscono chi l'ha fatto, a cosa si riferisce. Cioè è una comunicazione forte, scritta nella pietra, quindi eterna. Probabilmente esistevano anche delle scritte su altri materiali, sughero, legno, papiro, questo è possibile, però siamo a 3.000 anni di distanza e tutti questi materiali si consumano col tempo, quindi tutto il materiale organico non può essere arrivato a noi. Ciò che arriva da quell'epoca è sempre scandito da un materiale resistentissimo come la pietra. Per quanto riguarda invece la cronologia della stele di Nora, c'è da dire che siamo in presenza del documento più antico scritto con caratteri alfabetici di quella tipologia, il più antico di tutto l'Occidente. Questo significa che la Sardegna in quel periodo era tenuta in grandissima considerazione. Un documento così importante lo troviamo solo qua, anche se poi in seguito altri caratteri simili sono stati trovati un po' in tutto il Mediterraneo. Un'altra caratteristica dei caratteri fenici è questa. Le lingue che parlano tutti i vari popoli precedentemente, quindi nell'età del rame e nella prima età del bronzo, venivano trascritte con dei sistemi di scrittura che conoscete perlomeno di nome: i geroglifici, il cuneiforme, i pittogrammi, gli ideogrammi. Si trattava semplicemente di definire dei termini, come ad esempio mano. La mano veniva direttamente disegnata, quindi un simbolo che era semplicissimo da riconoscere. Vedete una mano incisa o a rilievo sulla pietra e sapete che volevano dire mano. Successivamente, col carattere cuneiforme, la prima forma di carattere cuneiforme è stato semplicemente usare delle bacchette rettilinee con le quali si imprimeva in una tavoletta in argilla cruda la figura stilizzata fatta con le bacchette, poi si metteva in cottura e il primo cuneiforme corrisponde esattamente agli ideogrammi e pittogrammi, ma è geometrico. Questo cuneiforme poi con l'andare del tempo è diventato sillabico, si sono moltiplicate tantissimo le parole, quindi hanno cercato di semplificarlo. Semplificato talmente tanto che se voi guardate un cuneiforme del 1500 a.C. non riconoscete più la forma originale dalla quale sono partiti. Se per esempio era una faccia, stilizzandola nel cuneiforme alla fine non lo capite più. Se vedete tutti i vari passaggi, vedete la faccia prima messa in maniera normale come la vediamo, poi siccome il cuneiforme diventa lineare
viene capovolta di 90 gradi e deve essere indicata nel senso della scrittura. Dopodiché subisce queste semplificazioni fino a stravolgere completamente la sua forma. Quando accade questo diventa complicatissimo, perché ci sono centinaia e centinaia di termini diversi e quindi solo i dotti, gli eruditi, riuscivano a scrivere o a capire cosa c'era scritto in una pietra, perché dovevano conoscere uno per uno tutti i simboli. Intorno al 1400 a.C. questi sistemi sono stati via via abbandonati, perché erano diventati complicati e non erano più idonei alla globalizzazione che è avvenuta negli ultimi secoli del secondo millennio a.C. C'è stato un momento in cui questi sistemi di scrittura si sono praticamente abbandonati a favore di un sistema alfabetico, quello che usiamo ancora oggi, che ha caratteristiche favorevolissime. Sappiamo, per esempio, stavo parlando della mano. Se noi dobbiamo scrivere mano, utilizziamo l'alfabeto e scriviamo M-A-N-O, cioè mano scritto con caratteri che riproducono il suono della parola. E qui c'è il primo imprevisto. Cosa succede quando questa parola mano viene pronunciata da popoli che parlano altre lingue? Ad esempio, facciamo un esempio pratico. Se oggi in inglese dovessero scrivere mano, scriverebbero H-A-N-D, hand. Però, la teacher approva. Quindi, in tedesco si scrive in un altro modo, ma usano sempre gli stessi caratteri. Quindi, per la storia di Nora, cosa è successo? C'era un sistema alfabetico in utilizzo in tutto il Mediterraneo e ogni popolo nella propria regione scriveva con quei caratteri nella lingua di quella regione. A me sembra logico. Ecco perché sostengo che la stele di Nora è scritta in lingua sarda di allora. Non avrebbe senso scrivere con un'altra lingua. È come se arrivano qua i tedeschi e scrivono lo statuto della Sardegna in tedesco. Non lo capisce nessuno. Ha necessità di una traduzione o in sardo o in italiano, che è la nostra lingua. Quindi io vi invito tutti a stare molto attenti alla traduzione che oggi propone Salvatore De Dora, perché con la sua traduzione sentirete i termini nella lingua sarda antica. Vi auguro una buona serata e do la parola al professore. Grazie. La stele di Nora è il documento più antico dell'Occidente, il documento scritto più antico dell'Occidente, ed è un documento con significato completo, cioè ci sono due frasi, ci sono in questa stele, è un significato del tutto completo. Io parto da Altamira, dalle grotte di Altamira, per far capire questo, perché è da lì che bisogna partire. Quando l'Homo sapiens 40.000 anni fa scese nel Mediterraneo provenendo dall'Africa, arrivò anche ad Altamira dopo circa 1, 2, 3.000 anni e fece quest'opera che, quando la vide, Picasso disse: dopo Altamira tutto è decadenza, perché si capì che l'Homo sapiens era veramente sapiens già dall'inizio, perlomeno quando arrivò nel Mediterraneo mostrò tutta la sua grandezza, tutta la sua cultura. Queste sono delle grotte di Chavez, guardate il dinamismo di questi animali, è una cosa impressionante. Forse soltanto Rembrandt sarebbe riuscito a fare questo. L'Homo sapiens era perfetto fin dall'inizio, io questo lo voglio dire per un motivo semplicissimo. Perché qua c'è un branco di studiosi, va bene, più che altro italiani, che vuole per forza far intendere che l'alfabeto nacque in Sardegna e nacque in Sardegna con degli sgorbi che più sgorbi non si può. A me mi hanno tirato per i capelli ad andare a vedere questi sgorbi,
Sono una cosa impressionante. In genere che cosa sono questi sgorbi? Sono delle tracce subrettiline, neanche rettiline, messe a casaccio una sull'altra, che qualcuno vuole cercare di spacciare per alfabeto. In realtà non sono altro che segni di scure, cioè sono fatti normalmente o su granito putrescente di granulometria minima, quasi invisibile, e perciò che si presta alla lisciatura di coltelli e di scuri, oppure su trachiti, che si presta ugualmente alla lisciatura di scuri e così via. In genere si può pensare che fossero persone che avessero la scura o la marra, la zappa ormai sbocconcellata, andavano lì a raschiare per togliere fuori tutti quei dentini e poi se la lisciavano con la lima. Tutto lì. E invece vogliono per forza insistere che noi sardi eravamo così biechi da cercare di inventare un alfabeto incomprensibile, senza nessuna coesione, senza nessuna forma logica. Tenete conto, e poi lo vedremo, che l'alfabeto e i geroglifici inventati dagli egizi, che apparvero alla luce oltre 5.000 anni fa, erano già perfettissimi, di una perfezione incredibile. Chi non vuole andare in Egitto, vada a vedere quelli del Museo Egizio di Torino. Sono uno che ama l'arte, rimane veramente incredulo di fronte a tanta sapienza, che neanche oggi riusciamo a capire come hanno fatto, perché hanno scolpito questi geroglifici in graniti durissimi. Loro per primi, gli egizi, erano consci che il loro alfabeto, i loro geroglifici erano autentiche opere d'arte, e li misero in circolazione nel mondo soltanto nella misura in cui sapevano che erano opere d'arte. Perché questo? Perché l'alfabeto o i sistemi di comunicazione e di scrittura vennero fin dall'inizio concepiti come opere sacre. La lingua in origine era un'opera sacra, che l'uomo la esprimeva in quanto ispirato da Dio, e quando scriveva, scriveva soltanto perché la scrittura doveva essere come la pietra, ogni parola una cosa da inamovibile. Pertanto la scrittura esprimeva fin dall'inizio un'altissima cultura che noi oggi neanche immaginiamo. Non è possibile che l'uomo scrivesse degli sgorbi tanto per tentare una scrittura. È inconcepibile, anche se noi abbiamo il confronto, per esempio, del proto-sinaitico, perché nel proto-sinaitico noi abbiamo vari tentativi di scrittura alfabetica, e lì si può capire perché erano gli schiavi delle miniere di rame del Sinai che tentavano di comunicare fra di loro scrivendo come potevano sulla roccia, con gli strumenti che avevano, e lì si può passare. Però dopo il proto-sinaitico non è apparso al mondo nessun alfabeto che non fosse perfetto. Questo deve essere chiaro. L'Homo sapiens scese nel Mediterraneo provenendo dalle alture africane, e appena arrivato immediatamente lo invase lungo tutte le coste. Passò nei Dardanelli, passò il Bosforo, passò nelle colonne d'Ercole. Come? Conosceva già la navigazione, semplice. Molti non l'hanno ancora voluto capire che la navigazione è stata inventata nel Paleolitico. Le navi allora non erano altro quelle che poi furono sperimentate con la famosa impresa del Contichi nel 1947, una zattera con la quale si riuscì a collegare l'America meridionale con le isole del Pacifico. Non c'è stato niente di diverso da allora in poi, talché lo stesso Alessandro Magno, quando dovette attraversare l'Indo, lo attraversò su zattere di otri, cioè pelli di bue,
e riempite di fieno, che è leggero, e ricucite. Una serie di pelli di bue, sopra un po' di tavole, e sopra ci fece passare tutti gli animali, compresi gli elefanti. Così fece Giulio Cesare quando passò il Reno, con lo stesso sistema, che era lo stesso sistema paleolitico, perché era il migliore in assoluto. 25.000 anni fa l'Homo sapiens passò per migliaia di chilometri nel Pacifico fino all'Australia con quelle zattere lì. Va bene, ed è ora di finire di pensare all'uomo antico come un uomo primitivo. Siamo noi primitivi che non riusciamo più a capirli. Un fenomeno al quale nessun glottologo ha mai posto attenzione è questo, ed è ora di mettercelo in testa definitivamente. Quando l'Homo sapiens scese dall'Africa, invase il Mediterraneo, passando chiaramente lungo le coste, anche perché a nord dell'Europa e in tutta questa zona, eravamo in epoca glaciale, c'erano le glaciazioni, in queste zone c'erano perfino 3 km di ghiaccio. È chiaro che le colonizzazioni dell'Homo sapiens avvennero nel sud di tutto il mondo. Solamente dopo tantissimi anni, solamente 6.000 anni fa, l'Homo sapiens giunse nella Terra del Fuoco. Però guardatevi bene il Mediterraneo, che cos'è? È un enclave, è un lago dove l'uomo, una volta che arrivò, conoscendo già la navigazione tramite le barche di papiro, di falasco, di canna e così via, con quelle barche iniziò a navigare per tutto il Mediterraneo, ovviamente giungendo anche in Sardegna tramite la Corsica, e però ci rimase, il caso di dire dal punto di vista culturale, ci rimase intrappolato. L'Homo sapiens continuò le sue migrazioni verso est, perciò invase anche l'India e così via, poi invase la penisola indocinese, eccetera, poi il territorio cinese e il Giappone. Però questa è una particolarità che dobbiamo tenere in conto, è l'unica particolarità al mondo dove è possibile sviluppare un linguaggio unico. Il Mediterraneo, in questo lago, si sviluppò un linguaggio unico, cioè il linguaggio portato dall'Homo sapiens continuò la sua evoluzione nel Mediterraneo, talché possiamo parlare di Ursprache, cioè di lingua madre mediterranea, o addirittura di lingua madre mondiale, perché fu la prima che l'uomo africano sviluppò prima di mettersi in moto per conquistare l'intero mondo. Il Mediterraneo è la chiave per capire per quale motivo le lingue mediterranee sono interpretabili l'una con l'altra, per quale motivo è facile fare l'etimologia di una parola mediterranea confrontandola con tutti gli altri dizionari mediterranei. Questo è il sistema di scrittura dei Sumeri, che poi, come diceva Pierluigi, si sviluppò a modo suo, ed era un sistema sillabico. Io, per mostrarvi meglio come scrivevano, ho scritto il mio nome. Sal, ba, du, ri, de, du, la. Per esempio la du la potevano scrivere anche con da, dei, di, do, du, cioè facevano tutti i segni per ogni voce, per ogni vocale, perciò sal, sel, sil, sol, sul, eccetera, eccetera, e così via. Questo è il mio nome, scritto da me. È un sistema sillabico, ma loro lo inventarono in quel modo, però poi, come arriviamo a quello fenicio, capiremo. Questo è il sistema degli egizi, come vedete, di una perfezione assoluta, un fenomeno artistico, il primo fenomeno artistico dopo quello di Altamira e di Chauvet. Gli egizi, molti non hanno capito ancora, che sono i veri inventori dell'alfabeto.
E loro scrivevano con l'alfabeto, già da 5.000 anni fa, scrivevano tutto con l'alfabeto, in più ci aggiungevano, fra poco lo vediamo, le figure, alcune, i geroglifici cosiddetti. Questi non sono geroglifici, sono segni alfabetici. I geroglifici li vedremo subito. E però con questo alfabeto loro tennero testa, lo tennero sempre fermo, mai modificato, tennero testa alla cultura di tutto il Medio Oriente per un sacco di millenni, per 3.000 anni. Qua arriviamo agli Shardana, che è il primo popolo nominato dai faraoni. Siamo noi sardi a essere stati nominati per primi nella storia dell'umanità. Ecco, questa è una Sh, A, R. Iniziamo da qua, perché è ripetuto varie volte nell'alfabeto di Wallis Budge. Sha, R, D, N. Continuando qua, questo è un uomo, loro potevano scrivere o destrorso o sinistrorso, avevano due modi di scrittura gli egizi, in questo caso è sinistrorso, e perciò Shardan, uomo, cioè vuol dire che non erano muli, non erano capre, erano uomini gli Shardana, ed erano numerosi, questo 3 messo in questo modo indica il numero, la pluralità, e così via, l'hanno scritto anche in altri modi, per esempio qui, ecco, prendiamo questo, Shar, Shair, questo qui si può intendere come I o come un plurale, e poi la R, la D, la A, e Shardà, N-A, questo è un altro tipo di N rispetto a questo, ma non facciamola lunga. Qua gli Shardana sono stati indicati col bastone che indica che erano guerrieri, questo segno indica che erano guerrieri, e questo segno è interpretato spesso come montagna, però si può interpretare anche come il mare, perciò venivano dal mare, insomma, erano stranieri. Erano guerrieri stranieri, perché questo segno qua indicava il guerriero straniero, e così via, insomma, sono stati ripetuti in varie volte. Si trova la loro citazione nel Wallis Budge. E andiamo oltre. Intorno al 1400 avanti Cristo ci ritroviamo l'alfabeto ugaritico, alfabeto, che era scritto ancora col sistema dei sumeri, insomma, con questi cuneifo, queste forme di acuneo, però erano forme in questo caso interpretabili alfabeticamente, ed è il periodo questo in cui scopriamo il dilagare dei popoli del mare, i popoli del mare con i quali navigavano gli Shardana. Sanno tutti ormai che gli Shardana furono gli autori della conquista di quello che oggi si chiama Libano ed Israele settentrionale, quel territorio lì, furono loro principalmente ad impossessarsene. Questo alfabeto sparì con la conquista dei popoli del mare, e subito dopo subentrò quello fenicio, che sarebbe questo della stella di Nora. Questo alfabeto è il primo ad essere apparso alla storia chiamato come fenicio. Prima si usavano altri alfabeti che, come è stato detto, erano meno pratici. Questo fu ritenuto il più pratico di tutti, talché venne utilizzato in tutto il Mediterraneo, torniamo al lago di cui parlavo prima, venne utilizzato rapidissimamente in tutto il Mediterraneo. Però, siccome stiamo parlandone ai giorni d'oggi di questo fenomeno, dobbiamo far capire cosa successe, perché le interpretazioni sono diverse quando si tratta della Sardegna rispetto a tutte le altre interpretazioni relative agli altri territori del Mediterraneo. Cioè, l'alfabeto fenicio fu trovato in tutti i territori del Mediterraneo, compresa la Grecia, compresa l'Etruria, eccetera. Però si disse che era
quello lì era un alfabeto fenicio preso, come dire, in prestito dagli etruschi per scrivere la loro lingua, o preso in prestito dai greci per scrivere la loro lingua. Solamente per la Sardegna si disse che i sardi non avevano preso in prestito un bel niente, erano stati invasi dai fenici. Ecco, questa è la teoria che ancora prevale fra tutti gli Atenei, compresi gli Atenei sardi, e compresa la sovrintendenza archeologica di Cagliari. Cioè i Fenici era un popolo invasore, anche se poi si è dimostrato che non lo era, però si contraddicono spesso, e la loro indole è quella di contraddirsi ogni giorno. Io l'ho normalizzato scrivendolo così, no? L'alfabeto fenicio, ma andiamo oltre, perché il problema della stele di Nora, come quasi tutte le scritte più antiche, è quello di essere capita staccandone le parole, perché se una parola, noi, che so io, prendiamo questi primi tre fonemi e li utilizziamo come una sola parola, possono avere un significato. Se invece ne usiamo solo due, hanno un altro significato, e così via. Per esempio, ci sono alcuni che ideologicamente, perché purtroppo a questo mondo ci sono moltissimi che invece di lavorare sul campo materialisticamente, cioè guardano materialmente ciò che c'è e da lì cercano di evincere la verità, gli idealisti al contrario si fanno un'idea e poi da lì cercano di dimostrare che la loro idea si è verificata nei fatti. Per cui gli idealisti dicono che qua ci sono cinque fonemi uniti, interpretabili come Betarshish, in Tarshish. Tarshish è troppo lungo spiegare che cos'era, che cosa poteva essere, nella Bibbia se ne parla spesso. E allora sostengono che, insomma, Tarshish stava in Sardegna. Troppo lungo il discorso, ma a me basta questo. Se io avessi preso tutti questi cinque fonemi, accorpandoli in un solo significato, poi mi sarebbe saltata l'interpretazione di tutti gli altri. Perché il problema è proprio questo: saper separare i fonemi fra di loro. Io ci ho messo i puntini, io li ho separati così. Ogni puntino è la separazione di una parola. Ogni puntino separa una parola. E mi si contesta, non direttamente, perché nessuno mai ha detto che la mia traduzione è sbagliata. Nessuno mai me lo ha contestato. Però ci sono mille modi per farlo sapere, per cui si vuole mettere in dubbio l'esistenza di una traduzione buona per la Stele di Nora. Sulla Stele di Nora se ne sono dette di cotte e di crude. Si dice che è intraducibile, insomma, e trovano tutti gli argomenti per dire che è intraducibile. Uno dei tanti argomenti è proprio quello della sua dimensione. In realtà la Stella di Nora si vede che è rastremata, e qui ne manca un pezzetto. Anche se ne manca un pezzetto qua, e qua è stata un po' limata, si vede, rispetto alla base, si capisce che questa è una B e questa è una T, per cui è difficile dire che è intraducibile. Poi dovrebbero dire su quale base è intraducibile, perché evidentemente nessuno si è posto il problema di andare all'antico sardo per capirlo. Questo è antico sardo, è scritto in antico sardo, e probabilmente loro si aspettavano che fosse in fenicio, punto e basta. E allora hanno iniziato da lì un sacco di discorsi a dire che è intraducibile, e finora le accademie non vogliono tradurla. Addirittura una decina d'anni fa hanno inviato apposta dalla Sapienza di Roma una linguista esperta di fenicio
la quale fece un'ora e mezza di lezione, lectio magistralis, da lei detta così pomposamente, per dire che la Stella di Nora era intraducibile. Eppure io sono riuscito a tradurla prendendo i dizionari. Chi sostiene che è intraducibile evidentemente non ha mai preso in mano i dizionari. Credo che qualcuno qua abbia studiato delle lingue straniere. Io per esempio so che qua ci sono esperti di inglese. Io chiedo a loro se è possibile imparare l'inglese o il francese, qua c'è un esperto di francese, senza imparare le relative grammatiche. Credo di no. Credo di no. Cioè, uno può imparare quelle lingue andando lì, le impara ad orecchio e pian piano va bene. Poi però deve fare per forza i conti con la grammatica, specie se dovesse diventare un traduttore di professione e così via. Perché delle grammatiche c'è sempre bisogno. Infatti, quando uno studia una lingua straniera, che sia attuale o che sia una lingua morta, ha sempre bisogno di avere la grammatica accanto, perché ogni tanto ci sono problemi grammaticali, deve consultarla per capire poi nel testo finale cosa c'è scritto. Io sono andato avanti così perché da glottologo mi hanno insegnato all'università che senza le grammatiche è inutile che io usi i dizionari. Infatti io per imparare il latino ho dovuto prima studiarmi la grammatica, per imparare il greco ho dovuto prima studiare la grammatica, e così ho fatto per tutte le lingue che ho dovuto studiare per laurearmi. La lingua gotica, nella quale mi sono laureato, ho dovuto prima studiare la grammatica, il frisone per il quale ho dato un esame corposo, ho dovuto prima studiarmi la grammatica, e così via, l'antico slavo, l'antico indiano, il cosiddetto sanscrito, ho dovuto prima studiarmi le grammatiche. E così ho fatto, quando ho capito che tramite le cosiddette lingue indo-europee nelle quali mi avevano laureato non riuscivo a tradurre nulla di sardo, nulla. La mia storia è tutta spiegata nei miei libri. Io il sardo non sono mai riuscito a tradurlo con le lingue indoeuropee, ho dovuto per forza andare a fondo. Mi sono detto, il Mediterraneo che cos'era prima dell'invasione romana, prima delle colonizzazioni greche? E allora ho capito, intanto ho visto che, guarda caso, c'erano i dizionari già tradotti, non da me, tradotti, c'era tradotto il dizionario egizio, tradotto il dizionario babilonese, quello assiro, quello aramaico, quello ebraico, quello sumerico, quello accadico, tutti tradotti con relative grammatiche. E io che ho fatto? Ho comprato tutte le grammatiche, tutti i dizionari e mi sono studiato tutte quelle grammatiche. Ecco perché oggi posso dire che con quei dizionari semitici io posso tradurre tutto, con le lingue indoeuropee non posso tradurre nulla. Ed è qua la sfida. Io chiedo ai detrattori della Stella di Nora in base a quale principio scientifico loro contestano la intraducibilità. Quale dizionario hanno utilizzato per tradurre la Stella di Nora? Lo hanno utilizzato o no un dizionario per la Stella di Nora? Parrebbe di no. Per esempio, uno dell'Oristanese ci ha provato, ma come? Non possedendo il dizionario di Fuentes Estanol, che ha fatto? Ha tradotto con la Cabala. Non sto scherzando, ha pubblicato un libro che tutti possono comprare, intitolato La Stele di Nora, dove lui traduce in base alla Cabala, cioè, allora, questa lettera è la terza da destra e si trova nella terza riga, allora in base alla Cabala, che non cita mai, una lettera posta in quella situazione può significare pater. Ah, ecco, allora questo è pater e continuiamo così, no? Ha tradotto la Stella di Nora in questo modo, naturalmente dovete leggere la sua traduzione e poi decidere se è migliore la sua fatta con la Cabala o la mia fatta con i dizionari. Io ho preso tutti quei dizionari e me li sono studiati ed ecco il risultato, sono riuscito a tradurre la Stella di Nora, ci ho messo solo 2 ore.
per tradurla, perché con i dizionari è possibile. Naturalmente, siccome io ho preso per la prima traduzione, perché ne ho fatto prima una, poi l'ho migliorata con gli altri dizionari, con la prima traduzione anch'io, convinto che fosse scritta da Fenici la stele, presi il dizionario fenicio e riuscii a tradurla in due ore, ma il dizionario fenicio è molto scarno, ha poche parole, e allora ha bisogno proprio per quello di essere supportato da tutti gli altri dizionari della zona, compreso l'aramaico, eccetera. Ed ecco perché sono riuscito poi a migliorare la mia traduzione, che è quella che oggi vi proporrò. Va bene, allora qua c'è scritto, detto con fonemi nostri, Bitu Rashu Shu Nugura Shu Ka Bishardinya Shalom Ka Shalom Saba Milkaton Bin o Benu Su Banu Nugura Lupmi. Ve la traduco così veloce e poi passo all'analisi. Tempio o al tempio, io oggi interpreto come al tempio principale di Nora, che era chiamata Nugura, quello che sta in Sardegna, Bishardinya, Shalom, auguro al tempio principale di Nora che sta in Sardegna, auguro prosperità, salute, Shalom. Chi augura prosperità, Shalom, Ka Shalom, è per la E non la utilizzavano allora, anche gli ebrei, anche oggi, essi non la utilizzano, nella loro grammatica non c'è. Chi augura prosperità è Saba, questo è il cognome più antico della Sardegna. Saba, che in ebraico significa nonno, figlio di Milcaton o di Melcheaten, era un doppio nome, che poi divenne un doppio cognome, e comunque sono entrambi cognomi sardi. Poi ce li abbiamo il cognome Melche o Merche e Atene, a Sassari è pieno di Atene, Atena, Azeni, eccetera. Allora, chi augura prosperità è Saba, figlio di Milcaton, che ha costruito Nugura, Nora, di sua propria iniziativa. Adesso lo analizziamo velocemente. Bitu, la prima Bitu, ce la ritroviamo la prima parola in Sardegna un po' dappertutto, nel nome Bidda, sapete che significa, Bidunie è un territorio del Supramonte, Bidoni un paese, Bide cioè vite, e Baita nelle Alpi, sulle Alpi, Baita è sempre la stessa parola, Bitu, tempio, perché in origine tempio o casa o tenda aveva la stessa parola, sempre per indicare questi tre concetti c'era una sola parola, insediamento, Bitu, Rasu, significa elevato, il più importante, ce lo troviamo per esempio in arabo, ras, padrone, eccetera, il rais, il capo delle tonnare in Sardegna, il monte Rasu, il monte più alto della catena del Goceano, Pani e Casu, e Binu al Rasu, che molti intendono Binu al Rasu, cioè così, invece no, è Binu, vino al colmo. Vino al colmo, ce lo ritroviamo dappertutto in Sardegna. Su, ce lo ritroviamo in Sardegna, è l'articolo nostro, su, o anche il pronome nostro, si usa come articolo, su, o come pronome. Su, Nugura, è uguale a Nugura, è uguale a Nugoro, infatti noi possiamo, invece di dire Nugura, possiamo dire Nuguro o Nuguru. Che deriva dall'accadico Nurum, questa è un po' complessa la cosa, nel senso che poi ci ritroviamo in epoca romana Nora, scritta proprio Nora, che in sumerico e in accadico esisteva già col significato di luce,
luce solare, pura luce, Nora, da cui Eleanora, la regina di Oristano, dell'Arborea, Eleanora significa letteralmente luce di Dio, bagliore di Dio, Elia, il Dio Eli, il Dio Sole, Nura, Eleanora, bagliore di Dio, letteralmente. Però c'è anche l'aggettivo in accadico, Nurum, che significa intensità di luce, sottinteso. Perciò in origine si chiamava così, intensità di luce, non Nora come noi la interpretiamo oggi. E lì gli archeologi, le persone che hanno parlato l'altro giorno alla sovrintendenza dicendo che la stele è intraducibile, almeno lì hanno detto giusto, che la parola Nugura c'è nella stele, altro che se c'è, perché loro hanno detto, hanno lasciato capire che non è Nora, è Nugura, e pertanto è intraducibile anche per quello, è incredibile, cioè proprio perché secondo loro, loro dicono tutte le altre traduzioni le hanno sbagliate perché ci hanno messo Nora in mezzo, lì c'è scritto Nugura, trovano tutti gli argomenti per dire sì, c'è scritto Nugura, ma non significa nulla, la stella è traducibile. Suka, allora il tempio principale di Nora, che Suka, quello che è, ka, lo diciamo ancora noi in Sardegna, ancora oggi, ka sei, per esempio, in altre parti si dice chi, ma è sempre in fenicio ha, egli, quello, in ebraico ha, egli, quello, per esempio c'è la parola ebraica Rosh Hashanah, che significa capodanno, capo quello dell'anno, letteralmente, questa è la traduzione ebraica. Bishardin, Sardegna, cioè molti dicono Bishardin, no, è Bishardigna. B ce lo troviamo in un sacco di parole, di locuzioni in Sardegna. Abisesis, ci siete? B, beh, 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 Sardegna significa in Sardegna. Questa è la parola più antica della Sardegna, che ancora oggi usiamo, solo che al posto della I ci mettiamo la E. Ecco, però si dice proprio gna, Sardegna, perché Sardegna è una parola sumerica che significa, gna significa terra, abitazione, patria in sumerico. Perciò Sardegna significa letteralmente terra, patria dei Sardi. Punto e basta, bisogna leggere la stele come gna, non come sardina o sardana o sardana o sharden. Perché dico questo? Perché l'alfabeto fenicio non poté tradurre tutto, usava i fonemi, i semantemi, eccetera, e così quelli che aveva inventato, non ha inventato di più, la gna in fenicio non era traducibile, non si poteva scrivere, anche presso i latini. Roma, quando parlò della Sardegna, scriveva Sardinia perché gli mancava la gna e metteva ni al posto della gna. Ci metteva ni, Sardinia, ma è la stessa parola. Noi dobbiamo abituarci a pronunciare la parola trovata nella stele come Sardegna, non Sharden o Sarden, ok. Shalom, salutare, noi ce l'abbiamo Shalom in Sardegna, un sacco di posti. Salutare, in italiano salute, in latino salutem, eccetera. Noi ce l'abbiamo anche nel territorio sassarese, quando uno starnutisce gli diciamo sallumia, che ormai abbiamo perso il significato e interpretiamo come si incendi, sallumia, come dire una maledizione, insomma. In realtà no, abbiamo perduto l'antico significato di sallumia, che originariamente indicava proprio salute, perché la parola salute è sumerica, l'hanno inventata i sumeri, è sempre esistita. Quando uno starnutiva, gli si indicava la salute, ecco, perché si rimettesse immediatamente, semplice. In questo è Shalom, ce lo troviamo per esempio anche vicino a Dolianova, a Brunkusalamu.
Brunkusalamu, che è una collina da cui sorgono, ci sono tre sorgenti miracolose, così considerate miracolose, dove ci sono andato un sacco di volte a prendere acqua, poi mi sono stancato, però ancora oggi ci sono carovane di persone che credono che la tale sorgente fa bene al fegato, la tale allo stomaco, la tale ai reni. Cioè ancora oggi sono le fonti di San Giorgio, per intenderci, no? Quelle di Brunkusalamu. Tutto qui vuol dire che Brunkusalamu non significa la cima del salame, significa proprio la cima della salute, mi sembra del tutto ovvio. Poi ci ritroviamo questa radice Shalom anche in Gurusele, il monte Gurusele del Supramonte, da cui sorge il fiume di Codula di Luna, per intenderci, che è un fiume sacro. Non sto a spiegare oggi, l'avrei spiegato se avessi tenuto la lezione sulle fonti sacre un'altra volta. E ce lo ritroviamo anche a Sassari, Gurusele, perché a Sassari anticamente la fonte di Rosello era detta Fontana di Gurusele. Gurusele significa, è una pronunzia attuale per indicare Gerusalemme, Gurusalem, Gerusalemme, ha lo stesso significato di Gerusalemme. Infatti Gerusalemme nacque proprio attorno a una fonte sacra. Nacque, andiamo oltre. Allora, questo è il secondo periodo. Chi augura benessere al tempio principale di Nora, ka shalom e saba, esa, Melche Atene Benu, figlio di Melcatene, aveva doppio nome. Anche oggi io qua conosco una persona che ha cinque nomi oltre il cognome. Cioè, si usava di mettere anche anticamente più di un nome, non è un'invenzione solo degli spagnoli. Figlio di Milcaton, Benu, in semitico si ritrova molto Ben, figlio, Ben Ali, figlio di Ali, Bin Laden in arabo, Bin Laden, figlio di Laden, in accadico Binu, sempre figlio, in italiano il cognome Bene, che significa figlio, in origine significava figlio. In Sardegna ci ritroviamo il cognome Benassai, che significa letteralmente, vedete qui dall'accadico, Savu, un deserto. Benassai significa figlio del deserto. Questo significa, sarebbe troppo lungo spiegare, se un giorno mi chiedete di fare una lezione su questo, che il popolo sardo già anticamente era un popolo molto, non dico misto, commisto, ma aveva un sacco di persone che andavano e venivano, commercianti. Molti hanno sempre pensato a guerrieri conquistatori, come al solito, noi sempre colonizzati. Erano dei mercanti che venivano qui a commerciare. In Sardegna abbiamo un sacco di cognomi di origine egizia, per esempio, come Achena, per esempio. Il cognome Achena, da Achena, viene da Akhenaton e così via. E il mio nome, il mio cognome, Dedola, è un derivativo, derivante dalla famiglia Tola, che è un cognome ebraico importantissimo, un nome ebraico, è il nome del secondo giudice degli ebrei, Tola, e così via. È pieno di nomi stranieri in Sardegna, pieno. Non vogliamo tener conto di questo. La Sardegna anche allora era una isola dove si mischiavano le etnie e le culture, e per quello la Sardegna ebbe una cultura altissima, giungendo a fare le opere più grandi, più belle del Mediterraneo, assieme a quelle dei Nura, delle piramidi. Fece i nuraghi, che ancora oggi molti ingegneri, almeno a me, hanno sempre detto: io non riuscirei a costruirlo, perché sembra facile, e non lo è. Noi avevamo un'altissima cultura, probabilmente proprio perché c'era una commistione di gente che andava e veniva. Abbiamo un sacco di cognomi, per esempio Soru, abbiamo avuto il presidente della regione, Soru. Soru significa letteralmente, in lingua assira, significa Suru, significa Assiro,
cioè della patria Assira, Soru, evidentemente era un commerciante assiro che poi si innamorò di una bella sarda e mise radici in Sardegna e così via, pieno di cognomi stranieri in Sardegna. Ma andiamo oltre. Saba, figlio di Milcaton, il quale che ha costruito Banu, questa volta non Binu o Benu, ma Banu, dalla Calico Banu costruire, ha costruito, vedete, ha una radice identica a quella di Binu, perché anche il figlio non è altro che una costruzione, allora si intendeva nient'altro che una costruzione da parte dei genitori, perciò Banu Binu, ecco perché ci ritroviamo di nuovo alla fine della stele Banu, il quale costruì, va bene, Nogora, Nugura, costruì Nora e questa è la finale di sua propria iniziativa. O lì in accadico è un ottativo, in inglese direbbero let it be, should I, eccetera, eccetera, per quanto sia consentito che. Oppure invece di lullo si può interpretare come là, in sardo troviamo la parola guarda, là, abbaida, qua nel sud, là, dal sumerico là, mostrare, una parola sumerica là, come dire che non... In ebraico la, a, verso, ecco, pertanto lup mi significa letteralmente di mia propria iniziativa, ecco, pim, pum, statement, l'ho scritto in inglese per capire meglio, statement, command, cioè su mio comando, su mia decisione, su ho costruito un'ora proprio su... Con mio progetto, ecco, con mio progetto, i finale, la parola finale, di me, a Seui ancora oggi lo utilizzano questo i nel senso di me, a Seui Nuraghe, per esempio loro dicono Nuraghe porco, Nuraghe di porco e così via, è un morfema pronominale. Io avrei terminato, cioè... Io ho voluto, termino un attimo dicendo che ho voluto spiegarvi queste cose per far capire che sono tutte parole antico-sarde e vi ho fatto anche vedere un po' proprio così velocemente che molte parole venivano espresse alla moda che ancora oggi gli ebrei utilizzano, cioè gli ebrei ancora oggi utilizzano una grammatica antica che non ha niente da spartire con le grammatiche vigenti nel Mediterraneo. Noi allora avevamo una grammatica più o meno simile a quella degli ebrei, i quali navigavano con noi in comparaggio con noi, con gli Shardana. Chiudo dicendo chi erano questi Shardana. Quando gli Shardana o Shardanu conquistarono la terra dove scorre il latte e il miele, loro poi dopo un po' di tempo tornarono nel Mediterraneo e dappertutto, privilegiando ovviamente la Sardegna, ognuno dei popoli del mare chiaramente privilegiò il proprio territorio di origine, per cui i pre-greci se ne tornavano in Grecia a commerciare in genere, non ad abitarci, i pre-etruschi se ne tornavano in Etruria, i pre-siciliani, i pre-siculi tornavano in Sicilia a commerciare, i pre-sardi, chiamiamoli così, i sardi se ne tornavano in Sardegna a commerciare. Noi in Sardegna abbiamo anche la spia di quello che successe, non solo il nome Saba, che significa nonno in ebraico, ma abbiamo anche la parola Ajayu, voi dite, noi nel nord diciamo Jayu, nonno, Jaya, nonna. Questa parola secondo me è una spia di quello che successe quasi 3000 anni avanti Cristo, il ritorno dei Fenici, cosiddetti Fenici, venivano chiamati Fenici solo da Omero,
Tutti gli altri popoli non li chiamavano Fenici. Il territorio, quel territorio non veniva chiamato Fenicia. Per esempio, i faraoni lo chiamavano Giachi. Giachi. Va bene, è da lì che proviene la parola Giaiu, cioè il fenicio che ritorna in Sardegna, quello di quella terra che ritorna in Sardegna. Giaiu, nonno, perché ormai erano diventati nonni quando ritornarono in Sardegna a commerciare. Da giovanotti ventenni che erano andati a combattere, arrivarono sessantenni per commerciare con i loro antichi parenti, insomma. Ecco, questa è un po' in due parole la storia degli Sciardana nel Mediterraneo ed in Sardegna. Io ho tentato a modo mio di dirvi quello che potevo, però quello che voglio sostenere è questo. Io la Stella di Nora, e ho chiuso, la Stella di Nora l'ho tradotta con circa 20 dizionari, tenendomeli tutti sul tavolo. Con quelli l'ho tradotta, e non così, né con la Cabala e né in altro modo, e tantomeno andando ad inventare una non traducibilità della stele. La stele è traducibilissima e io sono da 17 anni che sto aspettando che qualche luminare venga a contrappormi o la sua traduzione, oppure che venga a dirmi con quali ragioni scientifiche lui si è illuso che la stele non sia traducibile. Tutto qua, io avrei terminato e aprirei. Grazie, grazie. La giornata di oggi ha determinato sicuramente la convinzione che questa stele, per tradurla, servono tantissime competenze. Tantissime competenze si fanno solo studiando o applicando il metodo scientifico che insegnano all'università. E io mi tolgo purtroppo che molti studiosi non utilizzino più il metodo che poi hanno insegnato all'università. Il metodo scientifico tu lo usi ed hai sempre usato. Altri che l'hanno insegnato hanno smesso di usarlo. E questa è una cosa abbastanza grave.